Allora, innanzitutto buonasera a tutti, colgo l'occasione per ringraziare il sindaco Giuseppe Santoro che per la seconda volta che vengo qui a Falciano per parlare di sviluppo locale. Siamo visti lo scorso anno per l'immortale Falerno, non ricordi? E l'associazione Atena e l'associazione Prospettiva Europea. Prima il sindaco Dimitri ha sollevato una grande problematica riguardo ai problemi legati, diciamo, agli aspetti di anticorruzione e dei problemi, diciamo, di intercettare i fondi europei. Questo è uno dei motivi che tra il 2008 e il 2013 abbiamo perso circa 9 miliardi di euro per fondi che l'Italia, che le regioni italiane non hanno avviato, per tutta una serie di problemi, diciamo, soprattutto di carattere anche burocratico. E immaginate che negli anni 70 i fondi che, diciamo, rivolti principalmente per lo sviluppo del territorio provenivano dallo Stato, quindi, diciamo, lo Stato interventista che metteva mano sul territorio e quindi soprattutto in meridione promuoveva quelle che erano le politiche industriali. Poi negli anni 90, a seguito della globalizzazione, i processi del mercato, il mercato finanziario aperto, le crisi economiche e ovviamente anche l'Unione Europea che ha assorbito a sé tutta una serie di politiche che erano prettamente nazionali come la pesca, come l'agricoltura, questi fondi oggi noi possiamo prenderli soltanto quando diciamo la maggior parte dall'Europa. Si fa uno sbaglio molte volte che poi Roberto ci darà modo anche, diciamo, di scendere in maniera tecnica nel dettaglio. Cioè si vede che l'Unione Europea faccia questi bandi e quindi poi questi siano direttamente applicabili sulla realtà, diciamo, del paese. Non è così, noi abbiamo circa il 20% dei fondi diretti che li gestisce l'Europa, il 70% dei fondi diretti li gestiscono le nazioni, pertanto in base agli orientamenti, alle politiche, agli orientamenti diciamo, delle singole nazioni si preparano questi bandi e quindi la comunità tutta di un paese partecipa a quel bando, soprattutto a livello regionale. L'Europa invia questi fondi alla regione, come ad esempio il TSR, che è uno dei, diciamo, dei fondi che bene o male conosciamo quasi tutti. E immaginate che stiamo parlando di un programma che va dal 2015, dal 2014 al 2020 per un totale di 900 miliardi di euro, cioè una cifra enorme, di cui solo, diciamo, nel 2016 abbiamo 162 miliardi di euro da poter spendere come fondi europei. Quindi questo è proprio per noi, Paese Italia, per noi Regione Campania, per noi Falciano del Massimo, Dragone, Sessa, diciamo comuni lì, è una grande opportunità. La capacità sta negli intercettabili. Il problema che molte volte è legato alla capacità di attingere questi fondi è che si fanno fondi, diciamo, si preparano i bandi all'uscita. Esce il bando, ci si prepara in maniera veloce e molte volte si incontrano questi tipi di difficoltà. E lo dicevo prima con Roberto, per ovviare a questo problema bisogna prepararsi prima. L'europrogettazione è una pratica che si studia e non si improvvisa. Purtroppo oggi assistiamo a questo, che molti dei comuni, molti privati si improvvisano europrogettisti. Non è così. Perché il primo aspetto da focalizzare è questo, che prima di fare un bando bisogna avere gli obiettivi, gli strumenti, le risorse e il capitale umano da impiegare. Cioè molte volte si partecipa al bando giusto per il fatto che ci sono 8 milioni di euro da poter attingere, quindi partecipiamo al bando. È sbagliatissimo. Il bando lo prepara qualcuno che si era detto già 2-3 anni prima che uscisse il bando, gli orientamenti dell'Unione Europea, perché evidentemente l'Unione Europea stabilisce che il 60% dei fondi vanno all'innovazione, allo start-up d'impresa, oppure all'unione dei comuni, o alla rete delle fondi. Allora, sulla base di quello, un gruppo di istituzioni insieme ai privati si
difensivo per partecipare a questo bando. E quindi questa già è una difficoltà che si incontra. Per evitare, diciamo, che si partecipa a questi bandi così in maniera azzardata e superficiale. Poi immaginate che oggi l'Unione Europea, rispetto allo Stato, oggi l'Unione Europea con i bandi, diciamo, dei fondi regionali è l'unico fonte di attingimento per poter valorizzare un territorio. Abbiamo, voi ne siete a conoscenza, perché alcuni di voi penso che hanno partecipato, Garanzia Giovani, che è stata un'opportunità per tutti. È uscito invece il bando per lo start-up d'impresa, dove si dà addirittura la possibilità di avere circa 50.000 euro per diciamo start-up di un'attività innovativa per i giovani, e tanti altri, ad esempio come Erasmus Plus, che chi di voi, non so, proseguirà gli studi universitari, potrà attingere grazie a questa possibilità di poter condividere un periodo di tempo all'estero e quindi fare un'esperienza all'estero, aumentando quella che è la capacità di cittadinanza europea. Oggi c'è una problematica che l'Europa non viene sentita, non viene percepita. Grazie a questi bandi e grazie, diciamo, alla possibilità di poter essere cittadini d'Europa, si intensifica questa, diciamo, appartenenza all'Unione Europea. Ecco perché noi, prima come cittadini di Falciano, prima come cittadini di diciamo, Campania, poi dell'Unione Europea, dobbiamo sentirci uniti come cittadinanza europea. Questo è, io mi sento di dire a molti giovani, approcciatevi all'europrogettazione, però fatelo diciamo, non in maniera superficiale, fatelo per bene e capite gli strumenti anche di lettura dei bandi e dei fondi, perché sennò poi si rischia di rimanere, come dire, amareggiati per a non riuscire nel progetto. L'ultima cosa che mi volevo dire è un altro aspetto che noi in questo territorio manca, soprattutto noi diciamo un po' le caratteristiche singolari del nostro territorio, è quello della coesione sociale. Il sindaco, questa è una cosa bella, che due sindaci, uno di questo compito, altri facciamo come altri modelli, si riuniscono per poter discutere di opportunità del territorio, invece molti fanno cicerone d'osso, cioè ognuno tende a chiudersi, e questo non favorisce la possibilità, diciamo, di poter attingere in maniera ancora più efficace i bandi, perché uno dei requisiti è quello di mettere in rete i comuni, mettere in rete la comunità civile e le società tutte, diciamo, di determinare il territorio. Quindi io penso che Roberto adesso ci dà la possibilità di capire bene quali sono tutti i tipi di fondi che noi ci possiamo attingere come Regione Campania e invece direttamente all'Europa. Ultima cosa, che in Europa solitamente ci sono quei bandi che prevedono un rapporto con stati esteri, cioè quindi quando ci sono dei bandi diretti alla comunità locale, prettamente sono regionali. Quando invece c'è un rapporto con un gemellaggio tra un comune e un altro, oppure un rapporto tra un'azienda italiana e un'azienda francese, questi sono bandi europei. Ancora più difficile, ovviamente, perché c'è una progettazione anche di carattere linguistico e di partnership estera, e quindi questo porta anche altri tipi di problematiche, e ci sono degli esperti che lo fanno, che si portano avanti. E quindi questo è anche l'occasione per poter dire ai sindaci, attiviamoci anche per poter fare un'unione dei comuni e poi poter proporre un gemellaggio con qualche città europea, e che, diciamo, possa essere comunque un primo approccio, questo approccio per poter condividere buone prassi e ecco, anche sull'aspetto più rurale, amministrativo, ambientale o agricolo, o diciamo legato ad altri tipi di politica. Grazie.